Do un caro benvenuto a tutti, siamo nella mia sede storica, nell'atelier di Corso Venezia a Milano, dove praticamente è nata la mia attività. Questa la sento un po' come la mia casa, e in realtà è la mia casa, è l'ambiente dove si sono viste tante evoluzioni che si sono espresse quest'anno. Pur essendo un anno molto difficile, per me è stato un anno pieno di novità, pieno di coraggio, perché la mia azienda si è ampliata e si è evoluta. Abbiamo la nuova sede di Moscova, che è l'officina creativa, dove ho raggruppato l'ufficio stile, la comunicazione, l'ufficio commerciale. Lì è proprio l'anima pulsante dell'azienda, dove ogni giorno nascono idee, progetti che poi vengono portati avanti anche dal punto di vista comunicativo. Un'altra grande novità è la mia nuova azienda di Garlate. Garlate è questo piccolo paese, un paesino storico del ramo del lago di Como, che ha una storia particolare perché è sede di vecchi opifici, vecchi setifici, per cui per me è motivo di grande orgoglio, anche essendo poi una mia terra d'origine. E adesso venite con me all'interno dell'azienda, dove potrete vedere le nostre potenzialità, quello che sappiamo fare e cosa vuol dire Made in Italy. Benvenuti nella nuova sede produttiva di Garlate. Qui ho voluto ricostituire tutta la filiera tessile. È un'azienda innovativa dove la tecnologia si sposa, insomma, con la tradizione, per mantenere il brand Antonio Riva Milano ancora più al top. L'alta professionalità delle mie maestranze garantisce una qualità elevatissima del prodotto, tant'è che è stato istituito da qualche anno a questa parte un codice di autenticità che viene allegato ad ogni singolo abito, per cui la cliente finale o il nostro distributore può risalire a chi ha confezionato l'abito, alla qualità del tessuto. È veramente un passaporto che garantisce un'autenticità del nostro prodotto, che facciamo con grande, grande impegno e anche tanta fatica per renderlo unico ed esclusivo. Adesso vi invito a visitare la mia nuova officina creativa, che è questo spazio polifunzionale nel cuore di Milano, dove tutti i miei ragazzi lavorano in sinergia e quotidianamente si confrontano sullo sviluppo di nuovi prodotti e sulla creazione di nuove idee. Abbiamo creato ultimamente anche una shopping bag in mille colori, delle scarpe particolari, una linea molto più easy di abiti stretch. Insomma, è un'officina piena di idee. Da qui nasce tutto, dalla collezione da sposa, che ovviamente è la parte principale della mia attività, per cui viene disegnata, progettata e realizzata la prototipia, a tutta una serie di prodotti ancillari che possono essere complementari alla sposa e non. Per esempio, qui vedete due capi di una nuova collezione che è ancora un po' top secret, che è una collezione stretch, una collezione molto easy, adatta ad un pubblico vasto, che sono degli abiti portabilissimi da mettere in valigia che non si sciupano, realizzati per con dei tessuti nobili. Questo è uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti nell'officina di Via Moscova. Ecco, qui bloccamelo bene, Silvia, perché okay, qua non certo. Deve essere teso. Ok, allora lo blocchiamo qua. Direi che va bene questo. Questo spazio, essendo molto grande e polifunzionale, ci consente anche di avere un set fotografico interno e addirittura di poter presentare per dei clienti speciali con delle esigenze speciali delle mini sfilate per addetti ai lavori. Allora, queste modifiche qui me le fai appena pronte, le mandate. Questa è quella dell'abito prima. Devi evidenziarmi molto questa parte qua, che non si vede il tessuto, poi va bene. Dai, perfetto. Grazie.
dobbiamo prendere il nostro nastro logato e vedere quello che si avvicina poi più. Dov'è questo qua? Prova. Allora ragazzi, mi sembra tutto a posto, la collezione è bellissima, per noi è una grande giornata perché tutto il mondo ci guarderà. Io vi auguro in bocca al lupo, sapete che sono scaramantico, il mio cornino è sempre con me e niente, ciao ragazzi, ciao. Ora è arrivato un momento a me caro e particolarmente emozionante, la presentazione della mia nuova collezione. Quest'anno si chiama Etoile 2021, Etoile perché è ispirata insomma all'eleganza del ballo classico, del balletto classico. È una collezione improntata sulla leggerezza dei tessuti e sulla lavorazione del micado, che è il tessuto che io amo in assoluto, però lavorato in modo diverso, in modo quasi destrutturato, per cui abbiamo gonne molto ampie, molto sontuose, che si contrappongono a dei corpini essenziali. Tutto questo rende la figura femminile molto leggera. Ecco da dove nasce il nome della collezione. Ci vediamo fra poco nel backstage della sfilata. Mi raccomando, seguitemi, adesso avrete una piccola sorpresa. Ecco ragazzi, siamo a Garlate, come avevo anticipato, siamo nel backstage della sfilata. Ho scelto questo posto perché è il mio posto del cuore, dove ho trascorso la mia infanzia e dove in un periodo difficile come quello del lockdown mi sono ritirato per pensare alla nuova collezione. Mi ha ispirato molto perché mi lega tanti bellissimi ricordi ed è proprio qui che ho voluto ambientare la collezione Etoile 2021 aprendo le porte di casa. Non aggiungo altro e vi lascio allo show. Thank you.
There's no second guessing, I can be myself. You understand so well. Hey, hey, maybe we're crazy and passionate. How we're rushing it. Hey, but I don't care what they say. Diving in anyway, and I'm not going anywhere. So mansions to the sky, protect my heart so it would survive. But you climbed in like no one else could do. The day I knew I needed you, I was drifting out safe from any shore. I found you.